C'è servizio, no? Che ti fa servizio? No. Vabbè. Allora, il luogo dove ci troviamo adesso, questo è il castello di Rupe Canina, il maschio dove ora siamo noi. È una, quello che vedete adesso è ricostruito verso, negli anni 50-60 dall'ingegnere Martone. Quindi lo ha ricostruito riprendendo le vecchie mura che c'erano prima, quindi cioè, erano un po' mal ridotte, quindi lui lo ha ricostruito in modo un po' particolare con delle scarpate giù alla base, un pochino diverse, mentre prima le mura avevano un'unica tesa dritta praticamente. E il castello è la dimora costruito più o meno, perché il primo che abbiamo primo conte che abbiamo di quest'epoca nel 1106, e abbiamo il nome di Riccardo Drengo, ed è lui che costruisce questa roccaforte. È totalmente normanna, quindi è una costruzione totalmente normanna. L'abitato urbanistico intorno al castello è ancora rimasto intatto così com'era, non ha subito modifiche, tranne nella parte del castello del maschio, quindi della corte, che si dice abbia subito delle varie ricostruzioni nel tempo. Federico II nel 1241-45 lo fa ricostruire, fa buttare a terra tutte le rocche di Guglielmo, di Re Guglielmo, e li fa ricostruire quelli che lui ritiene siano i castelli più funzionali e che potessero servire all'imperatore. Quindi Sant'Angelo, questa rocca qui, siccome è messa a guardia su tutta l'intera valle Patenara, di Vairano Patenora e Alifana, la fa ricostruire per questo motivo qua. Come ho detto prima di Elano? Dunque, affacciandosi sul pianoro, vedete che ci sono vari paesi. Siamo molto vicini a Santa Maria della Ferrara, una delle abbazie più cistercensi, più importanti del Medioevo, dove ci sono stati papi, re, imperatori che hanno soggiornato proprio lì. Quindi ha una importanza strategica quell'abbazia, pure perché è messa su un asse viario particolare. E più avanti, dall'altra parte, c'è Ailano. Ailano che custodisce, per il quale, per i terreni di Monte Cassino, custodisce i famosi placidi di Monte Cassino. Stanno a Monte Cassino i placidi? I placidi stanno a Monte Cassino, però sono placidi fatti a Capua, a Teano, Aquino. E Aquino. Quindi vari placidi che sono, diciamo, i più antichi placidi, quindi la forma più antica volgare dell'italiano. Per esempio quello che c'è a Monte Cassino, però non ne sono certo, e lì la causa l'ha persa Monte Cassino. Sì, vabbè, poi con l'Aquino, con gli placidi, e poi c'è stato un altro manoscritto. I processi si facevano a capo. Placidi, però è quello che è importante in quei documenti è il modo di scrivere il volgare italiano. Primo testo italiano. Esattamente.